Sicuro sei? Deciso è. Io niente, vedi, niente saggio. Disgraziato assassino, perché l'hai fatto? Perché? Zitto! Lo dovevo fare. Lo dovevo fare. Aprite! Sappiamo che siete lì dentro! No. È l'ispettore. Vado ad aprire. E apri. Aprite! E un momento, vengo! Ah, finalmente. Oh, buongiorno, ispettore. E mi scusi, non l'abbiamo sentita subito. Ma mi dica, in che cosa posso esserle utile? L'avete ammassato, eh? Beh, è stato lui. Spione! Lo supponevo, eh. Non è di queste parti. Effettivamente veniva da Agrigento. Ce l'avevano segnalato. Ma mi scusi, signor ispettore, una volta che doveva morire o qui o da Agrigento, che differenza fa? La differenza c'è. Il fatto è che questo maiale non ha neanche pagato il dazio. Porco cane! Qualcuno ha cantato! Così imparano ad ammazzare un porco senza farcelo sapere. Va bene, calma adesso. Ora si fa un bel controllo e vediamo se è tutto regolare. Vediamo un po'. Vede, signor ispettore, e noi le pregiate salsicce della ditta La Favorita le dobbiamo vendere nel capoluogo perché in paese ce le vogliono pagare a prezzo di costo. E perciò dobbiamo farle per forza di nascosto, e se no le comprano tutte loro. E non ce le pagano al prezzo giusto, con la scusa di essere tutti parenti. Sicuro, sicuro. Però qui risulta che nell'anno in corso sono stati venduti 3.000 prosciutti, 7 quintali di salsicce e 14.000 salami. Ma che salami? Lo negate? No, vuole dire che ci sono salami e salami. Sì. I nostri sono al peperoncino. Non per niente ci chiamano il re dei salami. No, studista. Guardiamo i registri. E mi auguro che sia tutto in regola. Tutto in regola, ispettore. Vediamoli, vediamo. Prego, si accomodi. Attento al grano. Attento all'uncino. Grazie, grazie. E me tengo personalmente la contabilità e non per dire non sgarro di una di certo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, libretti sanitari, carico e scarico, o bollette del dazio, tutti in regola. Scarico, va bene. Cosa che dicevo? Che cosa significa questo? E quale? Che c'è? Ciccio, ma che mi combini? Tu sui libri maestri mi vai a scrivere che noi mischiamo la carne d'asino a quella del maiale? Zitto, non capisco. Tu guardamo qua. Che c'è? È vero, sono state cambiate, è vero. Con la scolorina. Non è possibile. Mi faccia vedere. Ah, sì, volevo ben dire. È sangue di porco. Sangue di porco. Ah, questa è scolorina. Sangue di porco. No, mi sembra scolorina. No, mi scusi. Ma non esageriamo, si è detto che è sangue di porco, Che insistiate.
E dato che ho verificato una situazione irregolare, io sequestro i registri e li faccio controllare. Ma mi consente, ma mi dispiace, ma io li sequestro. A parte che è sangue di porco, ma sì, ammesso... Sì. E se dovessi risultare che è proprio scolorina, io vi faccio chiudere bottega. No. Vi faccio chiudere bottega. Ma sangue di porco, siamo rovinati. Siamo rovinati. Lo so. Ti saluto, come va Giuseppe? Allora, come fu? Chiudere le pecore per un mese. Ah, chiudere le pecore. E onde sono ora Franco e Ciccio? Partirono. Dal bacino di Franco andarono. Persona molto potente, capito? Figuriamoci quella fetosa. Sento l'odore dei cadaveri come le acque. No, sono gli avvoltoi che sentono l'odore dei cadaveri. Ah. Ehi tu, dottore, è vero? È vero. Se uno studia non avete tempo per fare i soldi. Se non ti sbrighi a farti operare, gli avvoltoi arriveranno subito a fiutarti. E non fumare, il fumo è un veleno lento, ma diventa rapidissimo quando uno ha delle pallottole in corpo. Giusto momento, macellaro, permette che parlo con il boss. Ma figurati, azzecca Carbugli, e tanto se non lo ammazzo io ci pensi tu a fargli dare l'ergastolo. E finitela voi altri due. Io penso che funzionerà alla perfezione. E la roba ci arriva nascosta dentro queste salame. E siccome vengono di Hamburgo, la dogana chiude un occhio. Sono prodotte del MEC. Di che? Del MEC, Mercato Comune Europeo. E quella dove entrerà adesso anche l'Inghilterra. E così possiamo mandare i salame anche a Jim Ufetoso. Ti fa male? Solo quando rido. Ah! Noi le trasformiamo in salame souvenir. E così le potremo spedire in tutte quelle agenzie turistiche d'Europa che ci servono di paravento alla nostra organizzazione. Perfetto. Ma quanto ci viene a costare al grammo la merce? Prezzo di mercato. 10,33. In dollari o in sterline? Fa lo spiritoso ora. In dollari. Ma è un affare troppo grosso. Lo sarebbe pure se tu non fossi ridotto così. Rimanda tutto, questa è la mia opinione. Non è richiesta. Sente, capo, ma che cosa vai cercando? Hai 3 banche, 10 sale di corse, 5 alberghi. Io mi domando e dico, ma che cosa te ne fai di queste soldi? Te le vuoi portare nella tomba? Azzecca Carbugli ha ragione una volta tanto. E se non ti sbrighi a partire, qui ci lasci la pelle. Basta! Statemi a sentire voi altri due. Io non gliela do vinta a quella schifosa di Bonaria. Osso duro è Bonaria e si è pure accorto che vuoi scaricarla. Voi credete che glielo perdono? Lo scherzo che mi ha fatto. Io non me lo faccio fregare. Un affare così da quel serpente a campanelle. A sonaglie, capo. Ma sì, ma sì. Buongiorno. Salute, Bonaria. Come allora, va? Amico, come va? Sempre in gamba, eh? Si fa quel che si può. Bene. Nico, hai deciso quando parti? Domani mattina. Partirò con l'elicottero. Ah, bene, mi fa piacere. Lo so che ti fa piacere. Ordini, capo. Fa attenzione a quel porco di El. C'è la guerra ormai. Ma sta tranquilla. Prima o poi saprò che mi ha sparato. Buoni questi sigari.
Anna Maria, un'altra volta, sii più precisa nel tiro. Ha capito che è stata una di noi a colpirla? Sì, ci puoi giurare, anche se fai il furbo. Verrà un elicottero a prenderlo. Bonaria, non potremmo farlo saltare, questo elicottero? No, ci ho pensato anch'io. Ma sarebbe un rischio inutile. Volevamo levarcelo dai piedi e ci siamo riuscite. Ora prenderemo noi il controllo dell'organizzazione. Prima che quel bandito di cavallo torni ricucito, noi ci saremo appropriate della merce. Non saranno certo l'avvocato e il dottore a impedircelo. Certo, hai proprio ragione. Se lo merita quel gran fetente. A noi toccava il rischio di portare la merce oltre il confine per pochi spiccioli. Già, e lui accumulava milioni. Tanto ci andavamo noi sugli sci, con le guardie che ci sparavano dietro. Agiremo subito, appena parte. Anche se ha mandato a chiamare il suo picciotto, un pezzo da 90 che lo sostituirà. Questo picciotto è in gamba? Sì, certo. Sì, se lo ha chiamato lui. Ma noi della scuola di sci gli organizzeremo una bella festa. Anzi, gliela faremo, è vero ragazze? No, avvocato, sbagli. Bonaria per il momento non ci conviene toccarla. Ma Bonaria, quando tuo padre potrebbe tentare di prendere il posto tuo, non dimenticare che ufficialmente è ancora il tuo braccio destro. Ho pensato a tutto. Per questo feci venire il mio figlioccio Franco. Ma questo figlioccio com'è? In gamba è? È quello che ci vuole. Fidato, forte, uomo d'onore. Forse non molto intelligente, ma... Un momento. Ma... sa del movimento? Del movimento? Saprà solo quello che deve sapere. Sa che mi deve sostituire. L'importante è che Bonaria sappia che c'è un uomo mio, di Cosa Nostra, venuto dalla Sicilia per prendere in mano la situazione in mia assenza. Voi tenerlo d'occhio dovete, perché non rovini tutto e non scopra troppe cose. E se però gli succede qualche cosa, come ci dobbiamo comportare? È già tutto calcolato. Bonaria non oserà, e poi prima che abbia capito la situazione, io sarò di nuovo ricucito e in buona salute. E se lo ammazzano? Ah, un mio figlioccio non lo ammazza nessuno. E poi se lo ammazzano, lo vendico. Se no che padrino sarei? Stanno arrivando. Ah, bene. Vieni che t'abbraccio!
Quanto sei bello! Come stai, come stai? Sediamoci! Piange, è emozionato! Sediamoci! Bello, bellozzo, raccontami tutto! Tanto tempo che non ci vediamo! Dimmi, dimmi! E quello cos'è? Come che è, Ciccio? Sisio, vieni avanti! Vieni, vieni, non restare lì imbambolato! Permetti, Sisio, il mio padrino! Piacere, anche mio! Raccontagli tutte le nostre avventure! Lo sapete, amici, io e Franco, quando eravamo picciretti, stavamo sempre insieme. Sì. Eravamo accussi. Accussi. Quanti ne abbiamo fatti? Non ti preoccupare. Anch'io e Ciccio ci siamo conosciuti quando eravamo bambini. Lui era alto... è nato alto. E poi resta tra di noi. È il re della droga. Della droga? Sì. E di quale tipo di droga? Beh, zenzero, noce moscata, pepe, cannella, sa, la dose è molto importante, se no le salsicette... Ah, già, già, le salsicette! Ma che fai? Niente, alzati. È un po' esuberante. Alzati, t'ho fatto male, scusami, ma che sei diventato del ricotta, sarà l'età, T'ho fatto male. No, no, non è niente. Ma ti ho seguito, sai, ne avete fatta di strada tu e il tuo amico. E avete anche un'importante azienda insieme. Sente che parla, sente! Te la do un altro! L'avvocato ci ha detto tutto, e naturalmente in confidenza, si capisce, no? Però non ci ha ancora detto perché ci ha mandato a chiamare. Gli avvocati sono sempre reticenti per queste cose, sì, sì. Anche quando si tratta di una cosa innocente come questa. Vedete, miei cari, io devo andare negli Stati Uniti per una certa operazione. Di borsa? No, non borsa, non precisamente. Devo partire domattina. Ma come, padrino, io arrivo e tu parte e mi lasci solo in difesa in mezzo alla neve? No, solo per alcuni giorni. Tanto voi due siete miei. E quando torno potremo stare tutti insieme. È inutile, sei sempre buono. Io senza di te non potrei vivere. Dammi un bacio. E ora che parte, mettete la maglietta di lana. A me le partenze mi hanno sempre commosso. Adore, che ti capiti un malanno. Bonaria, pensi che questi due chiamati da Cavallaro siano veramente due pezzi da 90? No, non credo. Infatti mi sembrano due meriti cretini. Comunque nel nostro piano ci sono variazioni? Ma no, nessuna variazione. Ma stiamo attenti, perché quei due potrebbero anche recitare. Anzi, una di voi andrà a frugare appena possibile nella loro stanza. Potrebbero avere qualche documento che ci sia utile per compromettere quella carogna di Cavallaro. Capo, perché non li facciamo fuori? No, mia cara, ho un'altra idea. Se quei due sono quello che pensiamo, ci serviremo di loro. E vedrete che in montagna vi divertirete come non potete neanche immaginare. Li affido a voi altri. Yeah. Fateli divertire. Andiamo. Buon viaggio, auguri! E picciotti, mi raccomando. Scrivi ogni tanto. Ciccio, quanto è buona Bonaria. Signorina, siamo a sua completa disposizione. Mm-hmm. Eppure ho l'impressione di avervi già visto da qualche parte. No, sì. Sì, è possibile. Sì? Lei è mai stata a Regalbuto? No. Ha fatto il militare a Mondovì? Mondovì? Oh, spirito, sì. Ma dobbiamo conoscerci molto meglio. Ma certo. E ho un'idea, un party, ya? Yeah? Ah, ma qui partono tutti. Ma allora non è un albergo, è una stazione centrale. Proprio tipo Francis, sì. Signor ispettore, è Cavallaro che parte. E noi non possiamo fare niente per fermarlo. C'è qualcosa che non va. Noi faremo una visitina alla nostra cara Bonaria. E tu andrai a tener d'occhio l'appartamento di Cavallaro.
Un aperitivo. Subito. Dall'alto è stato deciso che quei due serviranno anche a noi come specchietto per le allodole. Bonaria vuole impadronirsi dell'organizzazione di Cavallaro. E prima o poi dovrà decidersi a scoprire le sue carte e noi ne approfitteremo. Tu intanto rimani al tuo posto in albergo in attesa di ordine. Mi raccomando, prudenza. Bello qui, vero? Sì, bello. Guarda laggiù, c'è un panorama meraviglioso. Finirà che ci porterò anche la mia famiglia all'avventura, eh? Guarda. Dacci un taglio! Non sono venuto qui a perdere tempo. Senti, Hell, te l'ho detto, presto il traffico della merce sarà in mano mia. Ho quasi eliminato Nico Cavallaro e la prossima volta... Al massimo lo hai riempito di piombo. E lui è andato a farsi ricucire. In compenso ha lasciato quei due suoi figliocci. Forse troppo per te e per le tue smorfiose. Devi sapere che i fermi qua attorno si sono ingrassati con tutti i nemici che io e le mie ragazze abbiamo mandato sottoterra, hai capito? Le chiacchiere stanno a zero. Ho bisogno di molta merce per il mio giro. E tu lo sai. Le ragazze fanno il possibile, ma la sorveglianza è aumentata. Ecco il punto, cocca. Al principio sembrava a tutti una grossa idea quella di nascondere la merce negli sci. Ma ora al confine sorvegliano anche quelli. Dammi tempo, Hell, solo un po' di tempo. Voglio scoprire il trucco che sta per usare Nico Cavallaro prima di stenderlo definitivamente. Va bene, ma vedi di fare in fretta. Gli affari sono affari. Invece che con te potrei mettermi d'accordo con Nico Cavallaro. No, questo non puoi farlo. I patti sono patti e tu li rispetterai. E chi potrebbe obbligarmi, cocca? Tu? Bo, bo, bo. Ubuci duzu falavovo e si non voli dormire in salamini vai a finire bo 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 ubuci duzu falavovo. Hanno bussato. Chi sarà? E vai a vedere. Ma... Eh? E che significa? Che non c'è nessuno. Ignorante, non lo sai che negli alberghi si usa così. È arrivato il postino. Ma il postino bussa sempre due volte. E quella lettera allora? Eh? Eh? Sì. È profumata. Sarà la signorina Bonaria che mi scrive. Dai, qua. Che c'è scritto? Che c'è scritto? Siete in pericolo. Vogliono uccidervi. Si parte. Dove vai? Ma come ci vogliono ammazzare e tu vuoi restare ancora qua? Ma non vogliono ammazzare noi. È chiaro che questa lettera è stata indirizzata alla gente che abitava prima qui.
Sei sicuro? Sicurissimo. Possiamo dormire tranquilli. Vai, dormi. Non è che dobbiamo dormire con un occhio. Dormi! Io ci tengo. Riposa in pace. Buonanotte. Buonanotte, porcino. Che fai, non dormi? Certo che dormo. Con gli occhi aperti? Uno solo. Perché con uno solo? Perché se chiudo l'altro e mi ammazzano nel sonno, come faccio ad accorgermene? Deve fare la pipì. E chi sarà? Sarà il postino. Come fai a saperlo? Ha bussato due volte. Vai ad aprire. No, no, ad aprire la porta ci vai tu. Io porto il porcellino a fare pipì. Su, vai ad aprire. Un momento. Passami il porcello. Su, vai. E non mi bagnare i piedi. Desidera? Scusi. E tu sei il droghiere? Chi è? È lui. Vieni, vieni avanti. Dove la metti la droga? Nel maialino. In quello lì? No, questo è troppo piccolo, ce ne vuole uno più grosso, sa più carne c'è, meno brucia. Formidabile, questa sì che è un'idea. Grazie. Beh, dagli un sigaro. Grazie. Ci vogliamo sedere, si sì, parla meglio. Sì, sì, si parla sì. Meglio. Scusi. Dunque, vediamo di ricapitolare. Quanti potete lavorarne ogni mese di maiali? Dipende, da 100 a 150. Ah, però. E tutti per la Sicilia? No, esportiamo anche in continente. Sentite, perché non ci mettiamo in grande? Io ho un giro in tutta Europa e perfino negli Stati. Ci dispiace, ma non possiamo accettare. Abbiamo già il nostro giro. Sì? Qui si fa il giro come dico io! Senta! Non alzi la voce! Questa non è casa sua! È casa nostra! Quella lettera diceva la verità. Vogliono ammazzarci. E io che ti avevo detto che ci volevano invitare a ballare. Ma dico io, ma perché? Ma perché ci vogliono ammazzare? Ma perché? Per me c'è di mezzo l'industria del nord. L'industria del nord? Ma sì, la concorrenza. Non hai capito che vogliono i nostri salami? Ah già, è vero. Ma io l'ho sempre detto. I salami del sud sono un'altra cosa. I salami, eh? Perché i muscoli no. Quali muscoli? Modesto. Ma che fai? Ma che mi hai scambiato per un salame? Ma chi te la dà tutta questa forza? Beh, sì, sì, un mi po' di forza. Mi vuoi spiegare come hai fatto a mettere fuori combattimento quell'ippopotamo? Ippopotamo? E quel gorilla. Gorillo ippopotamo? Ma che insomma, cos'è? Quel K.O. che hai messo K.O. K.O., K.O., ma che vuoi dire? Io l'ho messo fuori. E chi ma... io? Ma come hai fatto? Io non ho fatto. Sei stato tu. Io? Sì. Senti, ti voglio confidare una cosa. Tu, secondo me, sei un falso magro. Ma no, a me non la dai a me. Ah, sei peso 57 kg. Fammi sentire il muscolo. La forza tirace. E il torace. Buonanotte.
Andiamo a letto. Buon appetito. Sei un incapace!
merce nella stanza. Non c'è... Il torto è mio che mi sono fidata di te. Un altro sbaglio che fai e ti ammazzo. E adesso sarai tu che porterai da Bucaneve quell'altra droga. Vorrei avere i piedi dell'anatroccolo. Sono qua! Chi è? Si chiama? Presto! Scusa, non così! Mi sembrava un signore. Chi è che chiama? Forza! Eccoci. Finalmente! A scuola bisogna venire in orario! Ci scusi, signorina maestra, ma abbiamo trovato un po' di neve. E siamo pure senza catene. Sì. Va bene, entrate, le signorine vi stanno aspettando. Io ho i piedi congelati. Fossero congelati alla crema. Allora... Pista. Bravo, bravo, così, bene così. Ah. Oh, no. Su, flessione, su, gamba, su, piano, come va? È meglio, un po' meglio. Fanno progressi? Sì, il callo. La gamba così? Così si rilassi, abbia fiducia. Bene, sì, bravo, certo. Bravo, bene così. Attento, signorina. Su con la racchetta, la racchetta. L'altra racchetta. Ecco così. Si rilassi, si appoggi. Come mi piace il racchettare. Sì, si appoggi ancora. Bene, sì. Movimento così. Racchettiamo ancora. Ah, sì, certo. Ancora. Si continui così. Allora, dove eravate rimasti? Lei era dietro. Ci penso io adesso. Racchettavamo. Vuole racchettare pure lei? Adesso parliamo del salto. Sì, sì. Bravo. Mi fai il solletico. No, che solletico. Un uomo come te, no. Lasciati andare. Rilasciati. Su, stendi. Mi metto al sole. Ti sei un uomo forte, forte come mi aspettavo. No, non è niente, non è niente. Alzati, presto, presto. Su, su, ecco, e qui. Aspetta. Aiuto! Che c'è? Visto che tu essere più forte di tuo amico, io sapevo. Molto più forte, sì. È vero, Cosa? Non così. Me lo dai un bacino? No. Come l'osso! Lascia stare tuo amico. Mosi, pensa a quello che posso offrirti io. Ed è compreso anche nel prezzo delle lezioni. Devi scegliere fra me, Nico. Che sono scemo, io scelgo te. Ah, sì? Bravi. Guarda, stanno da te. Sì, stiamo qui. I signori che scherzano coi sigari. È stato un incidente. Certo che è stato un incidente, ma tra amici. Sì. Ma che gioco giochiamo? Eravate in trattative con me. È vero? Sì. Ma scalzone! Ma loro sono entrati dentro e a momenti ci picchiavano, scusi. Glielo dica che siete entrati dentro. Basta con gli scherzi. Ehi, dottore macellaio, non dirmi che non sai tagliare salame, eh? Come no, avvocato azzeccagarbugli. Vieni, guarda un po' che taglio preciso che t'ho fatto. Salame pregiata, ma non si dice sempre che la carne di maiale è pesante? Ogni regola ha la sua eccezione, e questa non è pesante, rende leggeri, anzi addirittura fa volare. Sai che ti dico? Che l'unica cosa leggera e che fa bene a noi è il prezzo. Money! Signori, è
Per oggi la lezione mi è bastata. Gli affari li concludiamo dopo cena. Sono fatto così. Permette? Prego. Me lo ripermette ancora per una volta? Permette anche lei? Che mano fredda che c'ha. La pistola. Oh, un'altra pistola. Ma guarda questi. So, vieni no, con me. Non ti lascio portare via i miei ospiti. Capito? Piuttosto lo ammazzo. No, io ho un appuntamento. Poi state calmi, 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 buoni, buoni. Io una soluzione ce l'avrei. Sputa fuori. Sentiamola. Sì, ecco. Venite con me. Venite, venite. Un pezzè, un pezzè, un pezzè. Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Se mi date la pistola, decido per tutte e tre. Basta, adesso, no, 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 con me. No, resta tu, tu stai zitta, se no faccio fuori. No, 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 no. Scappoggiato. Scappa! Di qua! Sì. Allora io vado. Ma che fai? No, lasciami di... Di qua! Ma che mi fai fare? Ma che facciamo il giro giro tondo? Seguimi, seguimi! Ma sparo! Ah! Ah! Non mi lasciare! Non mi lasciare! Eccoli là! Vieni! Bonaria, che facciamo adesso? Ci penso io. Dove si va? Andiamo via di qui. Non voglio fare la fine dell'espimese. Da dove si va? Thank you.
Allora, capo, che hai deciso? A quest'ora le ragazze avranno già preparato tutto. Bene, proverò a comprare quei due idioti. È la loro ultima possibilità. Che novità? Questo, signor ispettore. Provi ad annusarlo. Ah, puzza di salame. E neanche di quello buono. Non puzza solo di salame, signor ispettore, ma qui c'è qualcosa dentro. Forse hashish. Perbacco. Se fosse vero, avremmo in mano la chiave di tutto. Lo manderò ad analizzare. Altro che concorrenza. Questa è la concorrenza di chi ci deve ammazzare per primo. Anche lei, che mi ha messo la pistola alla nuca. La Bonaria, che il mio padrino gli aveva detto di farci divertire. Io qui non ci resto, a parte che non è il clima per me. Io mi sto ghiacciando tutto. Io mi voglio salvare. Io direi di fare le valigie e andarci. Il telefono. Il telefono! Chi sarà? E che ne so chi sarà? Pronto? È Bonaria. Digli che non ci siamo. Non ci... dica. Sono proprio contenta. Lo sa, sono anche venuta a chiedere notizie. Non doveva disturbarsi, è stata molto gentile. Come dice? Ah, dice che riceve molti amici e ci vuole invitare a fare un pokerino. Non me ne frega niente. Non gliene frega... non possiamo accettare, non siamo disposti. Siamo raffreddati, ecco. Aci! 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 E che fai? Franco è con lei? Sì? Me lo passi? Lo vorrei salutare. Vuole parlare con te? Con me? Sì. E che vuole? E che ne so, vieni! Ma io non ho niente da dire. E vieni! Ora le dico il fatto suo. Oh, no, no, glielo dico. Sì, no, 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 glielo dico. Non accettare? Sì. Hello? Sì? Yeah? Cattivo, cattivaccio. Possibile che non capisce o non vuole capire. Non ho ancora dimenticato quanto mi hai stretta fra le braccia. Eh? I suoi occhi, Franco, i suoi occhi. Appena mi guarda mi sento nuda e indifesa. Indelicato non ascoltare. No, non dico a lei. Sì. Voglio rivederti, Franco, lo capisci? La festicciola. Ma la festicciola è un pretesto. Ti prego, non mi deludere. Non mancare, vieni per amor mio. Ma no, perché? Non fare il duro, ti aspetto. Non possiamo. No, 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 no. Accettiamo subito, veniamo subitissimo. Dagli altri invitati. Ma li facciamo fuori qui? Non ancora, prima ci serviremo di loro. Ecco, saranno loro a portare oltre confine la droga che Nicole ci ha incaricato di consegnare. Mi giocherei l'osso del collo che quel maledetto ha avvisato la polizia per farci pizzicare e così.
potersi liberarsi di noi. Come pensi di convincerli a fare questo? Ho preparato un piano, vedrai. Va bene. Bonaria? Allora capisci, mi sono chiamato. Salve, ti presento un amico, il dottor Jacques Clermont. Clermont, Jacques Clermont. Piacere, si diverte? Spero di sì. Oh, sì, sì, moltissimo. Bacio le mani a tutti. Oh, eccomi qua, benvenuti. Che bello. Vi aspettavo con ansia. Oggi con la telefonata abbiamo chiarito tutto. Ma sì, permette? Certo. Dica. Sente, è una mazurka, la bada. Ma certo, a me piace con molto. Piacere. Mi tolgo gli indumenti e sono sì? subito da lei. Sa, mi sento più libero. Prego. Allora, balliamo? C'ha la testa come una palla di biliardo. Sì? Il sistema. Prego. Ciccio, ma che fai? Ciancia la dama. Ma ciancia, ciancia la dama, ma che c'è? Si ciancia, si ciancia. Ma che ciancia, ciancia? Allora, se ciancia tu, ciancio pure io. Ciancia. Ciancia. Ho saputo che avete fatto progressi enormi con gli sci. Beh, io sono molto portato per lo sport. Ho fatto anche il pugilato, sa? Oh. Mi sono ritirato dopo la prima sconfitta. Quanti incontri ha sostenuto? Uno. Oh, magnifico! Ho fatto benissimo a scegliere voi due come portacolori per la gara di domani. Yeah. Scusi, che gara? Sì, la staffetta 2x5 km in salita. 5 km in salita? Temo di non capire. Voi due partirete da un rifugio con due zaini e dopo 5 km lo consegnerete ad altri due atleti che li porteranno al traguardo. Due zaini? Yeah! Sì. In termini sportivi si chiamano anche testimoni. Sono certa che con due campioni così vinceremo senz'altro, sì. Sì, certo, faremo del nostro meglio. Ah. Whisky? Un goccino. Okay. Siciliano è un'altra cosa. Ha una sigaretta. Sì, grazie. Mm.
Non è niente. Ho bevuto del whisky e sono diventato una bombola di gas. Ma sono cose che succedono. Non ti preoccupare. Si diverte? Sì, grazie. Prego. Ecco, accomodatevi. Ah, grazie. Ah, che bel posticino intimo, chic, veramente. Vogliamo fare un pocherino? Certo che lo facciamo. Allora, sediamoci. Ecco. Posso fare il quarto? Mezzo litro. Prego, si accomodi. Dottor Clermont. Piacere. Onorato. Dottor Clermont. Ancora. Si vede che siamo in cinque. Noi due giochiamo a compagni. Ma chi è compagni? Qui si gioca a poker, 50 di posta. Oh, per me va benissimo, come vuole lei. Scusate, prendete qualcosa, sì? A me un francobollo. Ah, il solito spiritoso. Lei è siciliano? No, no, sono inglese. È strano, il colore dei capelli, però. Sì, ah, del tramonto siculo. E i soldi dove sono? Eh? I soldi per giocare. Ma quali soldi? Vuoi dire le fiche? E le fiche. Noi due siamo sempre compagni. Ma sì, ti ho già detto che dobbiamo giocare a poker. Ma c'è. Volete sigari? Prego. Vuoi un sigaro? No, grazie. No, grazie. Vogliamo brindare? Sì. Abbonaria! Ah, oh, grazie. Grazie. Alla salute. Molto buono, che cosa è? Johnny Walk. Ma che fai? Lo fate tutti? Sì, ma tu fai tremare tutto il tavolo. Apro. Gioco. Doppio. Buio! Che maleducati, sono andati via senza salutare, non capisco io. Lope, eh? Ah. Ah. Aria di festa, eh? Buona, buona. Ma che fanno qui le bambole? Non sono andate a portare la merce? Certo che sì. E queste che fanno qua? Ma che ti interessa chi sia a portare la merce? La cosa importante è che arrivi a destinazione, no? Ah, boh. Allora, mi raccomando, fate presto. D'accordo. Che dice Bonaria? Dice che dobbiamo stare molto attenti. È preoccupata. E allora, dei due siciliani, che cosa ne dobbiamo fare? Quei due devono arrivare a rifugio e tu li accompagnerai fino a metà strada. Finisce qua. Al di là di quella foresta troverete il rifugio. Di là. Bucaneve vi sta aspettando. Sì. Ok. Arrivederci. Ma. È andata via. Andiamo. L'Alaska dove sarà? Speriamo di non incontrare dei pinguini. Il piede, il piede, il piede. Ma le foche, dove sono le foche?
Finalmente! Cosa stai facendo? Oh, hai portato qualcosa da mangiare? Sono certo che non metto niente sotto i denti. Fame! La fate piena di provviste. I sigari, mi mangio i sigari. Ma guarda che tipo, ma qui non c'è più niente, ti sei mangiata proprio tutto. Che colpa ho io se ho fame, dico, ho fame. Aspetta a me, tu soffri di disfunzioni ghiandolari, fatti visitare, eh? Sono venuta a portarti un ordine. Non mi importa di ordine, ma mi importa di mangiare, fa vedere. Ascolta, verranno qui due uomini e tu dovrai mettere nei loro zaini la droga, ma di nascosto, mi raccomando, hai capito? Capito. Bene, io me ne vado, non ho voglia di farmi sorprendere dalla tormenta. Come faccio io a riconoscerli? Non puoi sbagliare. Due facce da fessi così non le hai mai viste. Ciao. Fame. Passo! Ma questo capanno dove sarà? Non lo vedi che sei cieco? No, ho gli occhiali annevate, non ho i tergicristalli. Ma qua non c'è nessuno. Andiamo di là. C'è nessuno! C'è nessuno! Di qua. Ma dove ce l'ha dato l'appuntamento? Ma dove? Ma chi? Ma che fai? Ma io non c'è... È permesso? Chi è? Io vorrei sapere chi è che mi ha dato il cazzottone in faccia. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Con Bucaneve. O Bucafaccia. Bucaneve è il nome di un fiore, cretino. Ah già, è vero, guardandola bene, sì, si vede, è delicata, gracile, una sinfide. Giovanotto, che mi vuoi prendere in giro? No. Non ci permetteremo nemmeno, non la conosciamo. Non la conosciamo. Io invece so chi siete. Siete gli alfieri di Bonari. No, l'alfiere è lui, io sono il Petrarca. Bene, se ci dai il carico, noi partiamo subito. No, domani. Non si parte. Piuttosto, non avete niente da mangiare? Da mangiare? Qui c'erano fagioli, qui piselli, qui c'era carne. Ah, ho capito, vuole giocare come fanno a Porta Portese. Qui i piselli non ci sono, qui i fagioli nemmeno, e neanche qui c'è la carne. Allora, stiamo attenti, eh? Questa perde, questa vince, questa perde, questa vince. Questa vince, questa perde, questa perde, questa vince. Dov'è il mangiare? Non c'è. Mangiare non ce n'è. Ah, ma io avrei fame! Scusi, mi dica. Alla buon'ora. Come mai questo ritardo? Non è stato facile uscire. Novità, ispettore? Purtroppo Bonari ha fatto sparire quei due, proprio sotto i miei occhi. Guardi, l'ho trovato sotto la porta della mia stanza. Chi può essere questo amico? I due siciliani passeranno il confine a Passo del Cervo con la droga. Un amico. Bene, con oggi finisce il tuo travestimento. Finalmente. Qualcuno ha interesse che i due siciliani siano incolpati del traffico? Mm-hmm. Infatti, anche a me hanno dato lo stesso avvertimento. Non ci sono dubbi. Quei due sono destinati a fare le cavie per sviare i sospetti su Cavallarò e compagni. E ho ragione di credere che anche Bonaria stia facendo un suo gioco. Non mi sorprenderebbe sapere che il biglietto che ho ricevuto me lo ha inviato proprio lei. Già. Certo, ma allora Bonaria si è resa indipendente. È chiaro. La partenza di Cavallarò gliene ha data l'occasione. Avvertiamo le pattuglie di frontiera perché li intercettino. Se i due siciliani testimoniano che è stata una delle ragazze di Bonaria a dar loro la droga, li avremo tutti nelle nostre mani.
non mi scocciare. Ma ti rendi conto? Lasciare tutta questa roba. Macellaio. Ma che me diventa più fesso del solito? Non hai capito che quei poliziotti hanno scoperto tutto? Bisogna fare sparire la roba. Questa è l'unica soluzione. Ma sono 100 milioni. E sono pure 100 anni di galera. Per Cavallarò e per noi che restiamo qui. E poi ho avuto un'idea. Un po' di roba la manderemo alla salsamenteria alla favorita. Così? Se le scoprono, nella galera se la faranno quei due. Certo! Ah. Hai capito adesso. Sì. No, avere fame, mangiare, niente, non esserci niente, no, fame, dovere mangiare, capito io, dovere mangiare. Ma perché mi guarda con quegli occhi? Che bel diccioncino! Ma quale diccioncino? Io sono Franco. Ma che... mamma mia! Non mi guardi con quegli occhi carnivori! Ma cosa vuole? Ciccio, aiutami! La gallina! Ciccio, a te ti ha scambiato per una gallina! Non ci fare caso, è matta! Lo so, ma si avvicina! Permette, signora, posso offrire una fetta di cassata alla siciliana? Mangiare. Disgraziato, c'avevi la cassata e non me ne hai dato un pezzettino. Quale cassata? È spugna col dentifricio? Spugna col dentifricio? Col dentifricio. Ma guarda, l'ha mangiata. Tutta se la sta mangiando. Deve essere buona. Se becca pure le dita. Ancora mangiare, ancora. No, io e Ciccio ci siamo sempre lavati con una spugna. C'è un porco? Sì, è lui, è di razza arrostante. Allora io lo mangio. No. Porcellino. Che bello, bello. Porcellino. Vieni, capo. Vieni qui, bello. Guardate che bello. Bello porcellino mio, che bello. Bello, bellissimo. Tutto rosa. Ti dovrei fare arrosto. Ah no, arrosto no. Arrosto sì. No. Sì. No! Sì! No! Sì! Allora me lo mangio crudo! No, crudo no! Sì, sì, datemi coltello! Ma no, datemi coltello! Ma che dice questo? Questo! Ferma! Assassino! Il porcellino! Ormai il porco è mio! Ciccio, il porco è mio! Allora è mio! Fammi dare il porco! Senta, facciamola finita! Mi dia questo! No, da qua nessuno la tocca! Ti do una mano! Ah,
allora mi volete vedere cattivo? Passeggiata cosmologica! Non ti muovere! Salvami! Salvami! Stai calmo! Io cado! Che fai? Non ho fatto testamento! Che fai? Non mi lasciare! Aspetta! Non mi lasciare! Che mi fai? Dove mi fai andare? Mamma mia, salvami, sì, dammi un sì, appoggio. Ecco, ecco, attacca dal piede. E dammi il piede. E porta. Dammi il piede. Eccolo. T'avevo detto di lavarlo. Levalo, levalo. Mamma mia, dammi la mano. Dammi la mano. Sì. Dammela. Eccola. Te la sei lavata. Che ci sei? Tirami, ci sei. Ancora qualche centimetro. Ce l'ho fatta quasi. Ecco, arrivo, arrivo. Aspetta. Credo che mi sono salvato. Piano, piano. Aspetta che passo sul tuo cadavere. Piano. Sei magro, sai, mi dai l'impressione di un morto. Piano. Ecco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dove sei? Stiamo tornando in equilibrio. Ci siamo salvati. Voglio tornare subito in Sicilia. Io non ce la faccio più. Lo dirò alla signorina Bonari che questi scherzi non si fanno. Sì, me ne voglio andare. Andiamo, andiamo, andiamo. Bisogna prendere. Bisogna che c'è, prendere. Che c'è? Il maialetto. Il maialetto? No, ma io di là non ci vado. C'è il burrone. No, io non voglio andare un'altra volta sotto. Mannaggia. Usiamo la corda. Che c'è? Quale corda? Io me ne vado. Me ne vado di qua. Me ne vado. Tieni. Dove? Tieni. Che c'è? Che calati. Dove? Calate, ti ho detto. Sì. Vado di là. Vai. Ecco. Ecco. Non mi lasciare. Vai.
Non mi lasciare, Ciccio. Non mi lasciare. Ciccio, un'altra volta si muove. Aspetta che prendo a Cicciuzzo Porcellino. Cicciuzzo, sei tu questa volta che chiamo. Vieni dal padroncino, vieni. L'ho preso! L'ho preso, tira! Tira! Sempre tira. Piano! Sì, tira! Vittoria! 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 Ce l'abbiamo fatta! Presto, prendo lo zaino. Andiamo subito. Tu prendi il maiale? Sì. E da dove usciamo ora? Aspetta, ho un'idea! Sì. Accidenti a loro, stanno scendendo a valle. Che dobbiamo fare? Dovete fermarli, ad ogni costo. Se arrivano vivi per noi, è finita. Stai tranquilla, ci pensiamo noi. Che c'è il mondo gira? Il 96 terminato con un tempo di 1:37. Ottimo tempo, eh? Sì, non c'è male. Il 112 ha terminato con un tempo di 1:39. Questa è mia macchina. Sì, certo. Mi scusi, ma io devo partire. Lei parte, ma con me. Ma io non capisco. Vede, il dottore già ha avuto il piacere di conoscermi prima di lei. E l'ha preceduto. Stia calmo.
139 ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:31,5. È partito il 142 della squadra Ski Club Abetone. Ridicolo, signori. E così io avrei incaricato i tuoi siciliani di portare della droga oltre frontiera. Ma non avete prove. Ora, se permettete... Scusateci, mamma mia. Sì, è tutta colpa del freno, non ha frenato in tempo. È vero, Sì, effettivamente volevamo entrare dalla porta. Ma sa, posso? Certo. Vero che posso? Certo. I testimoni. Ciccia, sentiste? Qui i testimoni, li chiudono in scatola. Paese che vai, usanze che trovi. Signorina Bonaria, la missione è compiuta. Vedesti? Beh, immagini. No, perché? Allora chi li ha ordinato? Non c'è nemmeno la fattura. E che te ne frega? Arriverà, la fattura arriverà. L'importante è che si venda le gonfie vele. Arrivo! Calma, calma, calma. Una a lei. Una a lei. I soldi alla cassa. Non fateci perdere tempo. Presto! Approfittare. Sentite il profumo. Unici al mondo. Unici. Una alla volta, per carità! Una alla volta! I soldi alla cassa, i soldi alla cassa! Bravi, bravi! Oh, come vai, ispettore? Andiamo, andiamo! Come vai? Affari d'oro, affari d'oro, eh? Sì. Ce n'è uno anche per me? Certo, certo, ispettore. Questo glielo regaliamo noi, la ditta Frank e Ciccio. Va bene? Delizioso, sente delizioso. Il profumo. Complimenti. Meraviglioso. Veramente buono. Senti che profumo. Complimenti, mi dia la mano. Grazie. E anche quell'altro. Certo, grazie. Ciccio, in galera per tutta la vita!